Viaggiare vuol dire confrontarsi con altre esperienze, con altre persone, imparare, c'è tanto da imparare attraverso il confronto. Eccomi a Riccione e girando, facendo due passi per il lungomare, mi sono imbattuto in alcuni abitanti della zona. Guardate, il clima lo consente, io sto con il maglioncino, addirittura l'amico prende il sole a torso nudo. Bene, allora noi veniamo da Taranto, io sono tarantino, sono un consigliere comunale di Taranto, sono un giornalista e dico, ma voi vivete di turismo, questa è la vostra ricchezza, di risorse naturali e grazie a Dio, per vostra fortuna, voi non avete l'Ilva. No, non ce l'abbiamo, no, fortunatamente. Beh, abbiamo qualche cos'altro, ma non abbiamo l'Ilva. Però avete il sole, abbiamo tutto. E abbiamo avuto l'amministrazione che ha fatto un lungomare bellissimo e quindi attira anche la gente. Ultimamente però Natale è stato un po' carente però diciamo. Ecco, mi voglio soffermare. Sì, ho visto le luci, non sono state l'illuminazione non è stata granché. Ecco, però al di là di questi aspetti che ci sono negativi, io dico in generale, ora a me non interessa un discorso né di destra né di sinistra, no. A me interessa la vivibilità, l'occasione, la risorsa turismo. Parliamo di questa risorsa turismo. Allora, a Riccione si vive bene. È un po' cara, però si vive bene. C'è la tranquillità, non è come Rimini. Rimini è più pericolosa. Invece Riccione possiamo dire che è una cosa... Ecco, ma parliamo proprio come si fa a vivere. Voi vivete prevalentemente, quasi, non dico esclusivamente, ma in maniera molto prevalente di turismo. Sì. Come si fa a vivere? Quando c'è il turismo c'è anche il lavoro. Ecco, no, questo è importante. Ecco, vedete, ha detto una cosa sacrosanta. Lo ripetiamo. Quando c'è turismo c'è anche lavoro. Capito, signori di Taranto? Capito, amministrazione Melucci? Capito, cittadini che volete a tutti i costi l'Ilva aperta, che non produce più nulla? Oramai è rimasta una fabbrica della morte, inquinamento, morti, tumori, cassa integrazione, stipendi di cassa integrati da 900 euro, se va bene. Quindi di che parliamo? Quando c'è turismo c'è anche lavoro, certo. E c'è vita. E c'è vita, logicamente. Questo è un messaggio che deve passare. Io lo dico da tarantino che amo la mia terra, ma quando vengo qui, mi creda, io da un lato sono innamorato di queste zone, perché una persona che vede una bellezza del genere rimane estasiato, però si rimane anche male dentro, perché dico, ma perché la mia città deve continuare a essere schiava di quel mostro? Ma no, non è questione di schiava, è questione di avere la fortuna di cancellare il passato e rimodernarci. Anche noi ci dovremmo rimodernare anche qui, perché siamo rimasti un po' indietro. Però piano piano ci rimodernare. Uscire da questo modello del siderurgico che non ha più senso e vivere di mare, di sole, di sabbia. Vivere della cosa che uno ha. Di ciò che ci dà madre natura, delle risorse naturali. Risorse naturali. E con questo messaggio, con questo appello che parte da Riccione, ecco, io amo la mia Taranto e voglio difenderla puntando. Che poi voi avete una cosa che noi non abbiamo, avete un mare più bello, avete tutto. Vede? Più bello. Importantissimo, sta dicendo l'amico di Riccione, quindi poteva essere di parte, sta dicendo che noi abbiamo il mare più bello, sì, più bello, eppure non sappiamo sfruttarlo. Sì. Questa è la differenza. Ma quella...